Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV. Oggi è lunedì 2 luglio 2018, iniziamo questo nuovo mese insieme, questa nuova settimana e l'iniziamo come sempre con la rassegna stampa, uscendo di casa informati con i titoli delle notizie più importanti sul Corriere Adriatico e il resto del Carlino. Sono le due edizioni di Pesaro Urbino che noi prendiamo in esame tutte le mattine sul nostro touchscreen, tra poco vedremo le pagine, oggi ci sono le notizie anche sportive, essendo lunedì, ma come di consueto partiamo dal santo di oggi. Vediamo subito il santo con il cartello, San Bernardino. Il sole è sorto alle 5:28 e tramonterà alle 20:55. Il tempo da trebimeteo.it. Abbiamo una regione Marche piena di sole, potremmo dire, anche se queste nuvolette che vedete limitatamente circoscritte alla costa pesarese, fanese, qualche cosa nell'entroterra, in effetti questa mattina si notavano perché venendo qua verso le 6:30 c'era questa specie di questa nuvola che creava un paesaggio strano, quasi lunare, questa nebbia che poi credo si stia dissolvendo. Adesso io sono in studio, non abbiamo le finestre, ovviamente non vedo fuori, ma credo che si sia dissolta. Questa invece è la fotografia delle previsioni per domani, martedì 3 luglio, mattino, pomeriggio. Vedete, il tempo continua ad essere comunque abbastanza sereno, a parte qualche nuvolosità qua e là, ma insomma nulla di che, o perlomeno non sono previste precipitazioni, così come non sono previste precipitazioni anche per la giornata di mercoledì. Allora, adesso andiamo subito a leggere i giornali, partiamo dal Corriere Adriatico, in abbinamento con il Messaggero questa mattina in edicola, e l'edizione di Pesaro apre con il sottopasso del degrado, il sottopasso della stazione, che diventerà spazio per l'arte giovane. La riqualificazione della stazione coinvolgerà anche la zona dei Cappuccini, cioè dove c'è la chiesa appunto dei frati Cappuccini. A centropagina la fotografia invece per la festa del porto che c'è stata ieri mattina alle 10:30 o 11 circa sono uscite le barche in corteo per ricordare i caduti del mare, e il parroco Don Marco della Chiesa del Porto ha detto: Via Cecchi è stata la soluzione migliore del previsto. Sapete, i pesaresi sanno che Via Cecchi quest'anno è stata presa come location soltanto momentaneamente, perché solitamente si fa in un altro posto. Si è un po' tornati all'antica e ha sorpreso tutti, anche perché insomma è piaciuta quella disposizione lì. Poi la cronaca da Fano: annega dopo un malore in acqua, seconda tragedia in 2 giorni, una vittima a Ponte Sasso, il turista di 76 anni che era in spiaggia con la figlia e i nipotini. 76 anni, nativo della Tunisia, aveva deciso di prendersi una domenica di mare sulla spiaggia libera a Ponte Sasso. Siamo a Fano, insieme con la figlia, il genero e i nipotini. Il suo cuore però era già fermo. Alle 10:30 si è fermato, poi è caduto. Si è adagiato sull'acqua, galleggiava, qualcuno l'ha visto, ha urlato: correte, 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 in acqua c'è il corpo di un uomo. E poi da lì in avanti tutti i soccorsi, mentre c'è un precedente che ricorda il Corriere Adriatico, una tragedia quasi analoga che si era consumata l'altro sabato mattina sempre a Fano, nel tratto di spiaggia libera a Sassonia, all'incirca all'altezza del Barra Splash. Un fanese di 81 anni, che però viveva a Milano ormai da numerosi anni, aveva accusato un malore fulminante sotto gli occhi della moglie mentre passeggiava in acqua. Anche in questo caso inutile ogni tentativo di soccorso. E pensare che stavamo per perderlo questo festival per qualche migliaio di euro che non si riuscivano a trovare, insomma, qualche anno fa. Invece, per fortuna, poi le cose sono andate diversamente, perché Passaggi Festival ha fatto davvero il botto e possiamo dire che è il festival che potrebbe lanciare l'estate, il festival che potrebbe essere a livello nazionale anche quello da lanciare quando si va a promuovere la città in giro per le fiere e le manifestazioni, oltre chiaramente al carnevale. Ma abbiamo avuto un palco pieno di ospiti, qualche serata l'abbiamo trasmessa in diretta anche noi qui a Fano TV sul canale 17.
Piazza Gremita, Travaglio e Friedman ai due estremi, gran finale per il Festival Passaggi, serata dedicata all'attualità politica, alberghi pieni e operatori soddisfatti, così come lo siamo noi di Fano TV che abbiamo seguito questa iniziativa, questo evento dedicato ai libri, alla saggistica. Tutto quello che abbiamo registrato e non abbiamo mandato in diretta lo riproporremo nel corso di questa estate. Quindi passeremo, vi daremo la possibilità di, per chi non c'è stato e per chi ci segue dal resto della Regione Marche, non solo da Fano, la possibilità di ascoltare anche tutti gli altri interventi, compreso quello dell'applauditissimo Piero Angela. Ancora avanti con la rassegna stampa, questa volta però andiamo in provincia di Fermo dove cresce l'ansia per le due ragazze scomparse. I genitori dicono tornate, fatevi vive. Ricerche su tutto il territorio delle minori sparite, cellulari spenti da venerdì. È stato trovato un bigliettino. Allora, guardate bene queste due ragazze, le teniamo in video mentre io vi leggo la scheda, anche perché non si sa mai, potrebbero essere anche in giro dalle nostre parti ancora e quindi memorizzatele, guardatele bene. La provenienza di queste due ragazze, Fidenza, provincia di Parma, il luogo della vacanza, il camping Mirage, Marina di Altidona, poi l'arrivo nel Fermano sabato 23 giugno, il rientro in Emilia era programmato per ieri, ma non sono mai rientrate. Le indagini sono coordinate dalla prefettura, la scomparsa è avvenuta venerdì 29 giugno ed è stata effettuata chiaramente la denuncia da parte dei genitori al commissariato di polizia. Le ricerche su tutta la costa del Fermano, in particolare Porto San Giorgio. Una si chiama Gaia, eccola qui, Gaia Maria del 2001 e questa invece è Gaia Fiorentini, anche lei del 2001. Attenzione dunque, questo è l'appello dei genitori, i genitori di Gaia Maria Perasso a le vedete a sinistra, scusate, eccoli qua, e poi a destra la mamma invece di Gaia Fiorentini, che dicono dovrebbero indossare scarpe nere di marca Vans con i familiari, non c'è stato però alcun litigio. Mentre, sempre per la cronaca, dal Corriere Adriatico a Cingoli, bambino di 2 anni cade dallo scivolo, portato al Salesi con le ambulanze, il piccolo ha battuto violentemente la testa, stava giocando all'acquaparco verde-azzurro. E da Macerata invece, overdose di eroina in casa, Tamara muore a 28 anni, Tamara è questa ragazza qui, shock in centro storico, il corpo senza vita trovato in bagno dalla zia, vicino c'era una siringa, da anni combatteva contro il demone della tossicodipendenza, la polizia è adesso a caccia del pusher, di colui che le ha fornito la droga. Torniamo in provincia di Pesaro Urbino, da Valle Foglia, il cibo in più va alla Caritas, l'accordo coinvolge il centro produzione pasti di Chiuse di Ginestreto, è un bell'accordo soprattutto contro lo spreco alimentare. Urbino, non c'è stata alcuna violenza, alla fine è crollata, parliamo di quella ragazzina di 15 anni che qualche giorno fa, l'altro giorno è finita sui giornali perché aveva detto anche alla polizia, al commissariato di Urbino, che era stata violentata da un suo coetaneo. Ebbene, questa notizia arriva da Fermignano, alla fine, dicevo, è crollata, ha detto la verità, si era inventato tutto, quella finta violenza sessuale che aveva fatto piombare l'entroterra di Urbino e Fermignano in un limbo oscuro tra allarme sociale e caccia all'orco. Lei, come diceva, è una ragazzina di 15 anni che sabato mattina si era presentata assieme alla madre al pronto soccorso di Urbino denunciando di aver subito una violenza sessuale. Valcesano, Pergola, ospedale. A Pergola c'è un ospedale pericoloso, quello che c'è è pericoloso, scoppia subito la bagarre politica, queste sono le reazioni politiche alla denuncia del primario di chirurgia all'ospedale di Pergola, Francesco Vittorio Gammarota, che aveva detto proprio così, aveva definito l'ospedale di Pergola pericoloso, quindi che mette a rischio la vita dei pazienti gravi senza pronto soccorso e anestesisti H24. Ovviamente è un'accusa rivolta a Ceriscioli, il presidente della regione, e che si è tenuto la delega anche alla sanità, e naturalmente tutto fa gioco a chi in questi, ma fa gioco si fa per dire, ma, insomma, nel senso trova
la spalla di chi in tutti questi anni si è battuto, come Antonio Baldelli, capogruppo di Pergola nel cuore, per dire e urlare a tutti che insomma l'ospedale di Pergola non è stato potenziato, anzi lo stanno smantellando. Andiamo sull'altra pagina. Dalla Romagna velocemente, Notte Rosa, non solo in Riviera ma anche i borghi si accendono da Cattolica all'entroterra conto alla rovescia per il Capodanno d'estate che quest'anno ci sarà tra il 6 e l'8 luglio prossimi. Da Senigallia invece SOS Alcol, un'altra multa antivetro, un ubriaco in strada va all'ospedale, continua il giro di vite dei vigili per garantire sicurezza a Senigallia, l'uomo era a terra ed è stato soccorso, farneticava, è stato multato un altro locale commerciale, un bar che aveva venduto bottiglie di vetro in centro storico. Poi a centropagina, guardate, non è nuova questa situazione, quella di annunci fasulli, dove gente da tutta Italia prenota, affitta una casa al mare a Senigallia, poi arriva lì e in realtà la casa non c'è. La loro casa in affitto, questo è il titolo, ma non ne sanno niente. Una famiglia residente sul lungomare Alighieri di Senigallia si ritrova la casa in affitto per l'estate, vittima ovviamente di una truffa, e a questo punto poi hanno denunciato tutto alla polizia. Poi sotto si ribalta con il pedalò, soccorsa una famiglia, tre adulti ed un bambino, erano in difficoltà a causa della corrente marina. E poi chi va ad Ancona, chi è di Ancona ovviamente sa di cosa stiamo parlando, questi li vede tutti i giorni, chi invece ci va per magari non so, andare a prendere una nave, per partire, andare in Croazia o in Grecia o in qualche altro posto, insomma chi frequenta il porto sicuramente avrà visto questi due silos che vedete in questa fotografia con questi murales. Ebbene, verranno abbattuti, addio ai silos, arrivederci alle opere di street art. Vecchietti dice questi murales nascono e muoiono, Marasca aggiunge ho chiesto un incontro ai due artisti. Sono silos realizzati nel 2008 e adesso verranno abbattuti. Apriamo adesso invece il resto del Carlino, il resto del Carlino in primo piano, la fotonotizia dei salvataggi, padre e figlio soccorsi tra le onde a Fosso Seiore, altro malore mortale nel mare di Ponte Sasso, insomma due tragedie, una distanza, a poca distanza l'una dall'altra. La ragazzina invece si è inventata lo stupro, temeva di essere stata filmata, il rapporto sessuale con il ragazzo c'è stato, ma era consenziente e protetto, aveva creato anche false tracce questa ragazzina, verrà denunciata adesso per procurato allarme, i poliziotti l'hanno interrogata, come dicevamo, poi sabato notte è crollata. Il caso a Gradara di una mamma contro la scuola che dice un errore grave non bocciare mio figlio. La storia è all'interno del giornale. Doping, richiesta alla procura, radiate Porcellini dai campi, imputato il nutrizionista amico di Filippo Magnini. Oggi la prima udienza a Roma e poi la festa del porto, la festa del porto che fa il pieno anche in via Cecchi, queste sono le fotografie. Don Marco De Franceschi dice ringrazio il sindaco per i lavori fatti nel quartiere, assalto alle bancarelle, tante attività collegate fino ai fuochi della sera. Il capitano di fregata lascerà Pesaro a settembre dopo soli 2 anni per andare a Roma. E questa è la pagina, sono due in realtà, così come due sono le pagine sulla festa del porto del Corriere, ma la cronaca pagina 3 ci racconta di questo padre e figlio di 11 anni salvati dalle onde, dramma sfiorato ieri a Fosso Seiore, un bagnino li raggiunge, pensate a nuoto e poi li porta a riva, il livello del mare si è improvvisamente alzato provocando numerosi allarmi in spiaggia. E per fortuna tutto è andato per il meglio, ma invece è andata male a Ponte Sasso, a quest'anziano in vacanza dalla figlia che si accascia e muore in acqua, è un 75enne colpito da infarto, secondo malore fatale in 2 giorni. Direi che possiamo fermarci qua, sì, ci fermiamo qui, la rassegna stampa dunque è finita. Allora, questa mattina vi lascio con una canzone, visto che iniziamo il mese, iniziamo la settimana, vi lascio con una canzone perché siamo in estate, cerchiamo tutti un po' di alleggerire la mente, cerchiamo di stare un po' tutti più tranquilli, sereni e trovare anche momenti di così, per liberarsi un po' dai pensieri. E allora
Facciamo così, ci salutiamo questa mattina con una canzone di Dolce Nera, la dedichiamo noi di Fano TV a tutti voi che ci seguite, e sentite bene queste parole, non arrendetevi mai, date sempre il meglio di voi stessi, date il meglio, dai il meglio che hai. Vi salutiamo dunque con questa canzone, noi ci vediamo domani mattina alle 7.30, alle 7.30 in diretta. Arrivederci. Smetti di credere alla tua luna piccola, perché sorge il sole lassù. Smetti, 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 smetti di credere al sole, al cielo blu, solo per qualche nuvola. Non arrendersi mai, è una bella verità. Se ci penso però che fatica si fa. Attaccati ad un filo, sospeso nel cielo, e dare sempre il meglio che hai. Ma guarda, guarda l'orizzonte, il sole nasce e muore per te. Festeggeremo il sopramonto, l'altro giorno sulla terra io e te. Se vuoi, ogni tuo ostacolo